Maggioranza Tarantino al capolinea? È la domanda che si fanno in queste ore i cittadini ortesi e gli osservatori della politica nel comune capofila dei cinque realisiti. L'assenza in consiglio dei consiglieri forzisti Antonio Aguilar, Alfredo Ballatore e del capogruppo Davide Quiese sembra infatti presagire che la rottura con Forza Italia sia diventata quasi insanabile, dopo il mancato appoggio da parte di alcuni consiglieri di maggioranza alle scorse provinciali per il candidato consigliere Davide Quiese, con i referenti locali di Forza Italia che in una nota pubblicata dopo le elezioni a Palazzo Dogana avevano fatto riferimento ad alcuni franchi tiratori nelle file della maggioranza. I forzisti nelle ultime ore hanno fatto recapitare al sindaco Dino Tarantino una richiesta ufficiale di rimpasto della giunta. Si interroga nel frattempo l'opposizione, che rivendica con la propria presenza in aula lunedì scorso il senso di responsabilità per l'approvazione della modifica al regolamento per il servizio di illuminazione delle lampade votive, l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, la definizione dell'aliquota comunale IRPEF 2017 e l'approvazione del regolamento comunale unico di ambito per l'affidamento familiare, definiti dai consiglieri di opposizione argomenti nevralgici per l'intera collettività. Alle porte per l'inizio di febbraio l'approvazione del bilancio, una vera e propria deadline, con il sindaco Tarantino chiamato a ricucire lo strappo con i forzisti, situazione che porterebbe, in caso di accettazione del rimpasto, all'ennesimo cambio in giunta, che potrebbe però causare altri malcontenti per una situazione che in ogni caso difficilmente sarebbe utile a soddisfare le varie anime che compongono la maggioranza.